Oggi è il 22 di maggio del 2011 e mi ritrovo a Salerno. È da qui che io rispondo a un amico che mi ha chiesto: io dubito di ogni cosa, ci sono dubbi su dubbi, ci sono infinite tesi sulla realtà, su quello che è. Realmente a me sembra difficile che ci sia un padre buono che ha determinato l'esistenza e che porta tutto a fin di bene. Anzi, secondo alcune idee, ci sarebbe proprio un'entità maligna che soprintende a tutto il resto. Io, per non cambiare le parole della domanda, vi faccio conoscere qui esattamente il senso della domanda. Ebbene, questa è la risposta che io mi sento di dare in perfetta buona fede al mio amico. È vero, siamo in un mondo assai complesso, in cui la verità sta assumendo delle forme e delle dimensioni così complicate che, secondo certe idee, è vero il tutto, e secondo altre è vero esattamente tutto il suo contrario. E l'uomo, messo di fronte a questa condizione, in un certo senso si spaventa, dimostra in tutta la sua incapacità di fare giudizi non unilaterali, ma completi, complessivi, giudizi che tengono conto simultaneamente della verità del nostro mondo complesso, che, essendo proprio complesso, si poggia non sull'esistenza di una sola verità, ma di due esattamente uguali e contrarie. Esiste infatti la verità della dinamica dell'antimateria, la quale evolve nel tempo in un verso che è uguale al contrario a quello della materia. Ora noi sappiamo quale sia il verso della materia. Ha una dinamica nel tempo e quindi è proiettato verso il futuro. Se si dispone di un minimo di logica, risulta in un modo basilare, elementare, che la dinamica dell'antimateria, uguale e contraria a quella della materia, ha uno stravagante modo di incedere come un gambero a ritroso dal futuro verso il passato. Parte da un universo esistente e lo riconduce ad esistere anche nel verso dell'azione del magnetismo, verso un punto che non ha assolutamente nemmeno spazio, in cui tutta quell'esistenza che esisteva prima si è ricondotta ad esistere solo nel suo eterno prima di tutto quanto esiste, unicamente in potenza di esistere. La presenza di una situazione di questo tipo nel mondo deve innanzitutto convincere che la dinamica non è una sola, ma sono due, uguali e contrarie, perché la dinamica, nel suo generale principio, il terzo della legge dinamica, chiamato di azione e reazione, non prevede la possibilità di un movimento se non sulla base del movimento esattamente uguale e contrario. Ossia, non è neanche possibile andare verso il futuro se non sulla base di un qualcosa che sia uguale e che provenga dal futuro. Di conseguenza, immediatamente si dovrebbe capire che il mondo nel quale noi vediamo esistere quella condizione sulla quale nessuno dubita, dell'evoluzione, del divenire verso un futuro avanti, sempre più in avanti. E
questa sarebbe la condizione del reale, si dovrebbe arrivare a capire che questa non è la condizione del reale, ma solo di quella metà del reale che avanza sulla base di un'altra metà uguale e contraria dello stesso reale che retrocede. Quindi può esistere l'evoluzione solo sulla base della devoluzione, ossia proprio di quello che il Dio presente in Gesù Cristo rivelò come l'azione di Dio. Egli vi svestirà di tutto il vostro corpo reale, abito reale, che marcisce, che è attaccato dalle tignole, che si consuma, per darvene uno ideale, immarcescibile e che non si consumerà mai, esistendo per sempre. Questa condizione è proprio quella, oggi realmente avente a soggetto l'antimateria e il magnetismo, ed è una condizione che parte dall'esistenza completa, perfetta di un universo nella sua totale perfezione, e lo fa regredire verso quella situazione in cui tutta questa perfezione ancora non si sia messa in atto, esista tutta e solo unicamente in potenza di esistere. Ecco, immediatamente ci rendiamo conto che se vogliamo sapere veramente come stanno le cose, dobbiamo uscire dalla visione semplice che noi vediamo del moto dell'elettricità e della massa materiale, perché è quella che realmente vediamo, per capire che tutto è dovuto esattamente alla dinamica uguale e contraria che rende possibile la visione di questa dinamica unilaterale. Ragionare al 100% e non solo in quel modo unilaterale che presta l'attenzione solo ad una delle due metà del fenomeno, significa proprio arrivare a quella percezione di un'esistenza talmente complessa che è esattamente controbilanciata da due entità, una positiva e l'altra negativa, una più uno, l'altra meno uno, una l'azione, l'altra la reazione. Poiché esistono entrambe, noi essenzialmente alla base di tutto ciò vediamo l'interazione tra l'azione e la reazione. Potremmo assegnare all'azione il valore più 1 o meno 1 e viceversa, ma comunque noi operassimo, il prodotto tra più 1 e meno 1 è sempre meno 1. Meno 1 significa l'annichilimento di ogni cosa secondo le linee dinamiche nel tempo dell'antimateria e del magnetismo. Questa è la componente reale, vera, tra azione e reazione. Ma noi, vedendolo in modo secondario, uguale e contrario, sulla base di questa essenza meno uno, devolutiva, vediamo quella uguale e contraria di segno positivo e vediamo una metà reale soltanto sulla base di quella immaginaria, e quella reale va verso il futuro perché quella immaginaria proviene dal futuro e va a annichilirsi in un punto senza alcuna dimensione in cui tutto esiste in potenza. Ora, cerchiamo di essere scientifici. Se la composizione tra azione e reazione è di segno negativo, questa è la base, il meno 1. E se noi vediamo invece del meno 1 il più 1, vediamo in modo uguale e contrario una dinamica che contrabbanda come futuro quello che invece è il passato. E qui vi devo riportare alla mia filosofia che ho chiamato, esprimendola già molti anni fa, filosofia della perfezione. Essa si riconduce a uno stato iniziale di perfezione.
Perfezione sotto ogni profilo, ossia composizione assolutamente ottima, perfetta, ma anche in relazione all'azione, tutta perfezionata, tutta condotta a termine. Sulla base di questa mia teoria filosofica, la perfezione della vita si ha nel momento in cui tutta la vita, abbiamo visto, è stata svolta, posta in atto, e nel momento della morte possiamo dire: ecco, in quel momento la vita è perfetta. Se noi partiamo dall'esistenza basilare della perfezione, dobbiamo partire dal momento in cui esista il disegno. Questo disegno è stato fatto o no? No, il fare o non fare non c'entra minimamente, è puramente un disegno, come l'equivalente di questo esatto calcolo matematico. 10 diviso 9 uguale 1,11111, un decimo dell'uno precedente e all'infinito. La massa decima della condizione precedente proiettata all'infinito. E così facendo noi abbiamo immediatamente una base infinita, perché abbiamo un 1,1 senza fine, che è la perfezione. Una perfezione che, vedete bene, nel nostro reale non esiste. Perché se noi dicessimo che questa perfezione è perfetta, significherebbe arrivare a fissare un certo numero di decimali e dire: alt, questa divisione è stata compiuta fino a questo livello. E invece no, la perfezione divina, ossia senza limiti, parte proprio dalla illimitata divisione come l'elemento che riguarda la perfezione di ogni cosa determinata. Essendo determinate, ogni cosa determinata ha il suo punto in cui essa è perfetta nella sua determinazione, mentre invece tutto il resto seguita a essere indeterminato in un futuro senza nessun limite né di spazio, né di tempo, né di massa. Ecco, la domanda fatta dal mio amico è: ma perché? Non era possibile che Dio trovasse un modo che non implicasse in tutto ciò la preesistenza del dolore e della sofferenza? E questa è una osservazione fatta da mio fratello, che mi disse un giorno: io non credo che il Dio onnipotente non potesse trovare un mondo in cui noi fossimo liberi, ma non dovessimo sorbirci tutto questo che vediamo nel mondo reale. Ora, cerchiamo di capire come stanno le cose. L'uomo può essere responsabilizzato o no? Se Dio avesse creato tutto per portarci in carrozza, senza che mai nessuno di noi avesse dovuto vincere, superare la sua prova, ciascuno di noi non avrebbe, nel limite delle possibilità lasciategli, avuto nessun merito nella partecipazione della sua salvezza. Sarebbe stato salvato da Dio, punto e basta. Ma non avrebbe allora neanche capito il senso della sua salvezza, perché la parola salvezza indica la necessità di un qualcosa da cui essere salvati. La consistenza relativa dell'uomo, perché noi siamo nel mondo relativo, determinato, implica l'assoluta necessità della coesistenza degli opposti, di ogni tipo, materia e antimateria, come male e bene. Ma Dio poteva operare in due modi: ideare un bene vittorioso e un male altrettanto libero di essere male,
e che proprio per il suo contenuto di male si autodistruggesse, cioè affidasse a ogni ente liberamente il suo modo di essere. Se un ente è sì, l'essere del sì è il sì del sì e il risultato è il sì. Ma chi è un no e agisce con un no, contraddicendo proprio a partito preso il suo no, perché è un no, il no del no è senza saperlo, ma con l'assoluto rispetto della libertà lasciata al no di essere no, un no del no che diventa sì. Insomma, Dio crea sì la contrapposizione tra il male e il bene, ma uno esiste in positivo, l'altro è un negativo che esiste in negativo. Questa questione fu già affrontata dai primi filosofi di Elea. Parmenide disse che il fondamento dell'essere è l'essere, perché l'essere è, mentre il non essere non è. E quindi, poiché il non essere non è, rimane come essenza soltanto l'essere. E in realtà avevano perfettamente ragione. Questa è la condizione fondamentale, che Dio, pur consentendo l'esistenza dell'essere in negativo, mette le condizioni per cui nell'estrema libertà concessa sia al sì sia al no, ciascuno è fruitore dei meriti della propria consistenza, tanto che un sì che è un sì, e un no che è un no del no, ossia un sì. Insomma, in questo modo sopraffino, veramente perfetto, Dio ha creato un disegno, un perfetto disegno, ma semplicemente come una condizione iniziale e puramente ideale. Da questo punto di perfezione comincia a esistere l'esistenza. In quale segno? Proprio nella componente tra l'azione e la reazione, tra più uno e meno uno, che è disegno meno uno. Per cui l'azione meno uno di una perfezione la riconduce nel suo livello di esistenza in potenza di quella perfezione, e di conseguenza toglie la veste reale e che si consuma per darne una puramente ideale e immortale. Su questa base Dio opera. Nulla di quello che state vedendo compiuto al mondo è realmente compiuto. Per quale motivo? Perché il divenire, come sostenevano gli eleatici, non esiste, è vero l'essere. Il divenire appare quando, non osservando l'essere in tutta la sua complessità, ma solo una sua parte, la visione, una dopo l'altra, delle singole parti, che sono poi cicli, porta a osservare un ciclo mediante il ciclo successivo, che è leggermente modificato, e appare il dinamismo della parte che si è modificata. In tal modo appare il divenire dell'essere, esattamente come succede al cinema, per effetto cinematico, quando, visto un fotogramma e vistone un altro in immediata successione, se il primo ha il braccio così, il secondo il braccio così, la sequenza dell'uno visto prima dell'altro porta a vedere questo movimento. Se noi vedessimo nel modo esattamente uguale al contrario, non avremmo l'idea che questo diventa questo, ma che questo diventa questo. Se a un verso assegniamo l'idea di una trasformazione in positivo, all'altra c'è la stessa trasformazione in negativo. Perché le cose si fanno? Perché si compiono? Dov'è la forza, l'energia di questo compiersi? Sta nell'operazione matematica in base alla quale noi vediamo il mondo, sta in quel 10 diviso 9 che determina il risultato.
sempre più spinti. Questa determinazione si presenta ed è la vera forza che fa avanzare la dinamica di tutti i decimi successivi, uno visto dopo l'altro. Ma in che linea? Quella del flusso? No, secondo quella sezione del flusso che determina delle aree viste in sequenza, una dopo l'altra. Ora, quando noi vediamo che un 10 per divisione 10 diviso 9 nella linea del flusso si è ridotto a 1, il resto del 9 non è che sia sparito, il resto del 9 è una sezione 3x3. Quindi noi vediamo, proiettati nel tempo decimo infinito, la sezione 3x3 come la prima area frontale. Nel secondo momento, in cui 1 è diventato 1,1, quella sezione, che era 3x3, è diventata 33x33. Nel terzo momento, che corrisponde nella linea del flusso a 1,11, quella sezione, nel terzo tempo, è diventata 333x333. Avviene l'inflazione e noi, in base ai contenuti delle sezioni viste in sequenza, in cui si aggiunge un decimo successivo ogni volta, applichiamo proprio il criterio che porta oggi alla visione dei frattali. I frattali funzionano proprio in questa maniera: alla visione si aggiunge un decimo ogni volta. E infatti, quando 3x3 diventa 33x33, si aggiunge un decimo ogni volta, e così all'infinito. Il risultato 10 diviso 9 è uno solo, nella linea del fronte del flusso è 1,1 all'infinito, nella linea del fronte si complica sempre di più. Nella visione noi assisteremmo alla reale creazione dell'universo, un universo in avvicinamento. A un certo punto comparirebbe la Terra, a un certo punto ciò che accade all'interno della Terra, a un certo punto la vita sulla Terra, e a un certo punto noi vedremmo in essere la vita reale che stiamo vedendo ora e che ci sembra possa essere cambiata dalla volontà. Ma non è cambiata dalla volontà, è cambiata dal calcolo 10 diviso 9, che attua un risultato tale che a una sezione ne segue un'altra ben prestabilita, che non dipende dalla nostra volontà, anche se ci sembra di averne una, e volendo possiamo fare. Perché, signori miei, se noi facciamo in verità non verso il futuro, ma verso il passato esiste già, noi non possiamo creare le condizioni del passato, da cui abbiamo l'impressione di venire. Noi casomai potremmo modificare il futuro, ma quello che noi percepiamo come futuro è il passato, essendo il passato è una condizione precedente che, essendo precedente, non dipende assolutamente dalla nostra capacità di farla nel futuro. Quindi noi siamo oggi esattamente come disse e come dice la Bibbia, in una terra d'Egitto dominata dal faraone. I libri sacri aiutano, perché la lettura attenta dei libri sacri in relazione al popolo di Dio mostrano un popolo di Dio vivo che affronta due tempi di vita. Il primo, schiavo nella terra d'Egitto. Il secondo, dopo l'Esodo, che trascorre tutto il resto della vita in un deserto, in cui arriva a rimpiangere la vita precedente, per cui è scritto sulla Bibbia che Dio condanna quelle persone a non arrivare vive nel paradiso, proprio perché lì misero in dubbio Dio, pur avendo viste tutte le opere di Dio. I libri sacri aiutano, perché i libri sacri
sono una forma sempre interna a questo frattale che stiamo vedendo, che arriva a mostrare alcune sintesi che appaiono come scrittura, che appaiono come profeti, che appaiono come personaggi, che appaiono oggettivamente e soggettivamente con l'estrema coerenza con la divisione 10 diviso 9. È la verità quello che stiamo vedendo, anche se assume la controversia tra una cosa vera e una che non ci sembra vera. In effetti tutto è vero, tutto partecipa in modo uguale all'essere e al non essere, al bene e al male. Se noi arriviamo a capire la perfezione di questo disegno, arriviamo a capire che tutte quelle cose mostruose che ci sembrano, ossia che Dio accetta il male se accetta l'esistenza di questa dinamica materiale che noi vediamo nel mondo, ossia il suo farsi, fino alla perfezione. Ma la perfezione non è un punto di arrivo, è un punto di partenza. Di conseguenza tutto è già fatto, ma non in linea pratica, in linea ideale. Tutto è già fatto. Noi arretriamo l'ideale a un certo livello e cominciamo a vederlo realmente fatto da lì fino al momento della perfezione della nostra vita. Insomma, stiamo assistendo ad un mondo che è il no del no, ossia che si poggia sul male, sulla sofferenza, su queste cose apparentemente negative, per mettere in luce il no del no e volere alla fine il sì proprio in relazione al superamento, alla contraddizione di quel no. Questa è la partecipazione libera dell'uomo. Se in questo definire l'uomo singolo nel suo spirito individuale non fosse stato coinvolto liberamente, tanto da avere qualche possibilità di merito, sarebbe stato chiamato a partecipare come un servo a un'opera di salvezza che avrebbe salvato i servi senza nessun merito dei servi. Ma se ai servi è servito quella rinuncia per un attimo al bene per fare esperienza negativa, che poi ti induca un eterno imprinting di bene proprio fondato su quel male che ti è stato dato, tanto che datoti una sola volta in un esempio tu capisci il bene e sei messo in grado di godere del bene e di avere l'idea, l'immagine che te lo sei anche meritato, se questa è la verità, abbiamo un Dio che è assoluto liberatore e che ti coinvolge e ci coinvolge in un modo attivamente libero. Se fosse come mio fratello dice, ma Dio non poteva fare le cose in modo che noi andassimo in carrozza, sì, ci saremmo andati, ma allora sì, saremmo stati trattati come schiavi, sottoposti a questo disegno di salvezza, che avremmo dovuto accettarlo perché voluto da Dio, che non ci dà il male, non ci dà niente e ci salva. Non saremmo stati chiamati a un atto di compartecipazione, di comunione. Invece nostro Padre ci vuole in comunione con il suo stesso disegno, a condizione che si capisca che questo mondo che stiamo vedendo è affidato al maligno, ossia una maligna visione della vera dinamica, perché noi vediamo in atto l'azione che invece è un'azione uguale e contraria a quella vera. Noi stiamo vedendo andare verso un futuro che invece è il passato. Se l'uomo ci arriva con la ragione, ha ogni aiuto dalla ragione per osservare il mondo con occhi finalmente disinibiti dalla unilateralità della nostra esperienza, riesce a conservarla e osservarla nel suo complesso fin da ora, prima di farne reale esperienza, e quindi arriva a capire la perfezione di questo disegno di Dio.
se l'uomo non lo fa e dà troppo peso a quanto di unilaterale sta vedendo ora, senza sapere che dopo faremo esperienza uguale e contraria, che dopo quello che abbiamo in questa terra d'Egitto ci verrà tolto tutto, esattamente tutto quello che avevamo. E allora per ciascuno di noi il nostro rapporto con Dio sarà proprio come quello del popolo di Dio, come nel giorno di Massa nel deserto, dove mi misero alla prova pur avendo visto le mie opere e desiderarono tornare nella terra d'Egitto, perché venute a mancare tutte quelle cose limitate che il faraone gli dava, erano meglio dell'annichilimento di ogni cosa. Ma insomma, l'uomo deve cessare di vivere nell'ottica consumistica, deve cessare di credere che possiede una cosa quando la consuma, perché se fa così arriva a possedere la sua vita, ma la consuma comunque, per fortuna, grazie al disegno di Dio, perché che noi l'abbiamo capito prima o non l'abbiamo capito ancora, nel punto della morte avverrà quel ribaltamento, tanto che finalmente sulla base del mondo reale, della dinamica reale che vediamo ora, si potrà vedere secondariamente quella uguale contraria, che è vera già ora, ma che non vediamo perché la vediamo invertita. Dopo, grazie all'inversione di ora, di questa terra d'Egitto, vedremo finalmente quello che è vero già ora e che ci sta portando all'esistenza di tutto in potenza. Questa è l'opera di Dio. Parte da un disegno e poi ci porta al dominio del disegno. Un dominio esercitato da ciascuno a modo libero, a modo tutto suo, in un modo che non è condizionato dal fatto che una fede cui partecipa quel soggetto gli venga a imporre quale è giusto e quale non è giusto. Nessuna fede ha il titolo per sovraimporsi alla libertà dello spirito soggettivo. Non l'ha fatto Dio, che ha reso l'uomo con il libero arbitrio. E le fedi che pretendono di essere l'immagine operativa di Dio agiscono oggi nella linea uguale e contraria di togliere allo spirito umano questa libertà, se non è conformata secondo lo stampino che toglie di mezzo ogni vita propria, reale, e trasformano le pecore del gregge di Dio in pecoroni, in caproni, in seguaci di un qualcosa che diventa proprio, anche se magari la libertà soggettiva avrebbe portato a qualcos'altro. Dio non lo ha voluto. E qui passo al definitivo perché. Perché Dio ha dato tanta libertà al singolo? Proprio per la libertà assoluta di Dio. Dio, ente assoluto, è libero da ogni determinazione. Osserviamo il bene? È una determinazione. Dio scavalca anche l'idea del bene, facendo esistere il male, e quindi crea un complesso in cui poi ognuno è se stesso ed è responsabile di se stesso. In questo modo, attraverso la delega al soggetto, perfino quando è così emblematico, sì e no, angelo o diavolo, attraverso la delega fa sì che l'angelo resta angelo e il diavolo è chiamato a convertirsi quando è diabolico nei confronti di se stesso. Ecco il sistema sublime assunto da Dio. Ma per chi e per cosa lo ha assunto? Perché l'assoluto, se non è un assoluto di unità reali, determinate, è indeterminato. Un miliardo di lire, fin quando noi non fissiamo il valore della lira, è indeterminato. Il valore dell'unità bisogna fissarlo, bisogna determinarlo,
solo a quel punto un infinito di quei valori è veramente un infinito di quei valori. Ecco perché Dio si determina in ogni possibilità, ed essendo un soggetto Dio, si determina in soggetti, che sono la moltitudine di tutti i figli di Dio, di tutti coloro che sono e partecipano all'essenza unica del Dio di questo sistema, ossia del sistema infinito di tutte le possibilità che si determinano attraverso l'essere e il non essere, combinato in tutti i modi possibili e immaginabili. Dire questo significa che tutto è possibile, proprio veramente tutto, le cose reali e quelle immaginarie, per esempio, che noi rendiamo reali facendole vedere in un film di fantascienza. Riuscire un domani l'uomo singolo a risalire dentro l'unicità di Dio significa dare al singolo il potere di Dio di dominare tutto il sistema possibilistico, ma non in maniera indefinita, no, proprio sulla base dei talenti dati ad ogni soggetto e nella libertà della sua scelta di cosa sia il bene o il male in quella condizione. Solo se ogni soggetto di questa moltitudine partecipa mettendoci del suo a una lotta tra il bene e il male e arriva a determinare Dio come una necessità di bene fino a questo punto, il suo punto, solo a quel livello, attraverso l'integrazione di tutte le soluzioni singole date da ogni uomo, l'assoluto è la soluzione globale all'esigenza di tutti i singoli. Se Dio non desse la libertà al singolo, non la darebbe a se stesso. Se Dio non desse al singolo la sua singola responsabilità di condurre la sua guerra tra il bene e il male, non la darebbe a se stesso. Ecco perché il tutto è, come disse Dante, una divina commedia, perché è una condizione di una ipotetica lotta tra gli estremi, tanto che sia possibile una vita senza limite, a condizione di avere determinato l'assoluto nella sua contraddizione, ossia nel relativo, nel determinato. Noi, tutti gli uomini, tutto quanto è in essere, è l'immagine del Dio onnipotente per il suo aspetto di impotenza, mentre invece il Dio unico che noi idealizziamo nel cielo non è altro che quella onnipotenza astratta dal nostro mondo reale. Noi oggi concepiamo Dio in un modo astratto, ma Dio è nelle cose, Dio è nel progetto possibilistico e risponde, perché se io, chiamato a una determinazione reale e ideale, idealizzo il bene, Dio mi risponde con quella idea di bene. Dio è un perfetto sistema che si adegua e si mette a servizio del singolo, esercitando tutta la veste operativa del singolo. Ecco perché siamo in un mondo perfetto, perché il primo, Dio, è un perfetto servitore dell'ultimo. Proprio come diceva la fede in Gesù, se volete essere veramente il primo, mettetevi in fondo all'ultimo e servitelo. Quindi, amici miei che dubitate che questo progetto fatto da Dio sia il migliore, toglietelo dalla testa, perché se ne avesse fatto uno che non richiedeva il vostro entrare in campo, non sarebbe entrato in campo Dio, perché voi siete Dio calato nel limite della vostra croce e avete come compito di superare la vostra croce, tanto che superando ognuno la sua croce, Dio nella sua totalità supera ogni croce possibile, perché voi siete ogni persona possibile, tanto un santo quanto un malfattore. Ognuno partecipa del suo a risanare esattamente
quella partenza che possa essere stata dissimile in un mondo in cui esistono santi ed esistono diavoli. Dio ha messo le cose creando un riscontro incrociato, tesi e antitesi, che configurerà, porterà come risultato una sintesi che sarà perfetta per ciascuno. Il metodo del bilancio tra gli opposti creato da Dio è lo stesso sistema perfetto esercitato dai commercialisti, che alla fine, sulla base di un sistema perfetto, stabiliscono in modo perfetto qual è l'interesse soggettivo. Ecco, tenete ben presente, tutti voi siete chiamati a stabilire, sulla base di un percorso complesso, di una vita in entrata e una vita in uscita, qual è il vostro interesse a partecipare a questa vita. E a quel punto voi, in base a quell'interesse assolutamente libero, busserete in quel modo e il sistema onnipotente chiamato Dio, ma che vi coinvolge come una sua reale parte, vi aprirà.